Ci siamo? Luca, dimmi quando siamo in diretta. Siamo in diretta. Benvenuti ancora. Pochi minuti, il tempo di far arrivare tutte le altre persone e poi inizieremo con una diretta sensazionale. Siamo tornati dall'America, siamo tornati a casa nostra. Sì. Siamo quanti collegati ci sono? 35. Aspettiamo ancora un attimo. Questa sera faremo una ricetta ma d'effetto, ok? Faremo una ricetta passo a passo insieme a voi. Guardate qua, è già Natale, abbiamo preparato l'albero. È già arrivato qualche regalo targato Magic Cooker. Siamo? Siamo 75. Benissimo, io come sempre lo dico, ne voglio di più. Invitate. Ci sono tantissimi ciao. Saluto a tutti, faccio un ciao generale. Innanzitutto poi volevo ringraziarvi a tutti per l'affetto che avete dimostrato nei miei confronti in questo periodo. Adesso siamo tornati più forti di prima, riprenderemo con le nostre dirette, insieme a voi ovviamente, noi con voi. Ancora un attimino e poi iniziamo, eh? Quanti siamo? 95. Ancora di più, su. Alla prossima diretta che farò invitate il mondo. Voglio tutto 21.000 le persone collegate. E grazie a voi per esserci sempre, per sostenere questo gruppo e per farlo crescere. E noi siamo qua per voi, per darvi qualche informazione in più, qualche ricetta, qualche consiglio sull'utilizzo migliore del Magic Cooker. Io direi stop, Alexa, stop. Bene. Alexa, volume 3. Voglio un sottofondo jazz, perciò Alexa, mettimi della musica jazz. Perfetto, ci siamo. Perfetto, possiamo dire che possiamo iniziare, no? Sì, dai. Allora, benvenuti a casa mia e benvenuti nella mia cucina. Io sono Paolo Maganin, sono consulente Magic Cooker e sono felicissimo di essere tornato a casa in Italia e sono felicissimo di essere qua con voi per farvi vedere delle cose sensazionali, ok? Allora, intanto Luca, tu avvisami se c'è qualche domanda, qualche saluto. Saluti, grazie a tutti quanti. Benissimo. Questa sera andremo a fare una ricetta, un dolce tipico, un dolce che si fa quando si va a casa delle persone, insomma per queste feste natalizie o per qualsiasi ricorrenza, un dolce d'effetto e che si può farcire in mille maniere. Stiamo parlando della torta di rose. Io qua ne ho già preparata una, possiamo far vedere Luca, guardiamo. Ecco qua. Questa è stata fatta con il nostro magico kit forno e adesso andremo a farla insieme in pochissimo tempo. Farcita con crema pan di stelle, una cottura sensazionale, ok? Allora Luca, fai vedere, fai una carrellata qua e poi ci spostiamo qua sui fornelli.
Guardate, guardate che prodotti meravigliosi. La nostra casseruola aria, la rettangolare, il diamante di casa Magic Cooker e la nuova bistecchiera bio, un BBQ in casa. Ma ne parleremo dopo, perciò adesso Luca, spostiamoci qua. Vedi, vedi? Qua cosa abbiamo? Abbiamo il nostro magico kit forno, sensazionale. Io il forno non lo utilizzo più, non lo utilizzo più. Faccio pane, arrosti, di tutto, dolci. In pochissimo tempo risparmio un sacco di energia, di soldi, salute. E chi ne ha più ne metta, no? Ok? Vieni, 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 vediamo qua. Guardate, guardate. Io qua ho già preparato... Dicono che siamo bloccati. Siamo bloccati? Aspettiamo un attimino. Si blocca. Si blocca. Stranissimo. Aspetta un attimo che controllo. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Io direi di proseguire. Siamo in diretta. Probabilmente è un problema di connessione, ma non è importante. Tanto rimane registrato, perciò direi di andare avanti, no? Vai. Ok? Ok, allora, dicevamo, guardate qua cosa ci abbiamo all'interno del nostro kit forno. Vediamo. Ecco qua. Io ho già preparato il mio impasto, perfetto, e lo mandiamo subito a cuocere, no? Cottura! Allora, io vado a coprire. Qua. Spostiamoci sui fornelli. Allora, in questo caso sto facendo un lievitato, perciò ho bisogno, in più sto utilizzando il nostro San Pietro. Avrò bisogno di una fiamma bella vivace, perciò utilizzo il fuoco, guarda qua Luca, il fuoco è quello un po' più grande, ok? E vado ad accendere il mio gas. Una fiamma vivace, vedete, così è bassa. Io la metto così, vivace, ok? Per un 15 minuti incomincio a dare un 15 minuti di cottura. Perfetto. Perciò posiziono il mio kit forno, ricontrollo un attimo la fiamma sotto, direi che va bene, e do un 15 minuti di tempo. Perciò in questo caso chiediamo aiuto alla mia Alexa. Alexa, imposta 15 minuti. 15 minuti. Perfetto, efficiente come sempre. E perciò intanto che la nostra torta di rose incomincia a cuocere, vi faccio vedere come andiamo a creare questo impasto, ok? Benissimo. Tra l'altro, 15 minuti che potrebbero essere 15 minuti, una fiamma vivace, dai 15 ai massimo 20, ok? Sta un po' in base alla potenza del vostro gas, ok? Perciò io direi di spostarci qua e andiamo appunto a fare il nostro impasto di questo favoloso dolce, no? In più lo possiamo farcire in mille maniere, perché io adesso lo sto facendo con la crema pan di stelle, ma in realtà la potremo tranquillamente fare con crema e gocce di cioccolato, con cioccolato e fichi, con mele e cannella, con di tutto. Perciò io ve la faccio vedere in una maniera semplice, ok? Allora, incomincio ad andare a mettere nel mio robot di cucina, ok? Vieni qua Luca, inquadriamo proprio qua al centro. Vado a mettere 200 grammi di latte, in questa maniera, perfetto. Vado a mettere un mezzo cubetto di lievito di birra, o altrimenti potete utilizzare del lievito di birra disidratato, ok? Dopodiché andrò a mettere 50 grammi di zucchero. Dopo i 50 grammi di zucchero vado a coprire e do un primo impasto, no? In questo caso andrò a dare un primo impasto per circa un due minuti di tempo. Giusto il tempo per sciogliere il lievito, no? Ok? Cosa sto utilizzando? Sto utilizzando il mio favoloso kit forno con il cupolone San Pietro, ok? San Pietro è sensazionale. Pensate, possiamo andare a cuocere dei panettoni, dei pandori. Ho visto pandori fatti da voi che neanche nelle migliori pasticcerie
possiamo andare a fare dei lievitati altissimi, pensate un pan brioche, un plum cake, un ciambellone importante alto, oppure possiamo andare a fare anche delle cotture multilivello, e questo ce lo permette cosa? La doppia camera di vapore che si crea all'interno, grazie ai nostri forellini che sono qua situati in questa posizione sotto la nostra calotta. Abbiamo dei forellini che ricreano un circolo d'aria all'interno che permette di appunto andare a creare un forno ventilato, ok? In più abbiamo un'offerta sensazionale, vi voglio già parlare di offerte nel frattempo, ok? Siamo in un'offerta strepitosa con il nostro kit forno, pensate, kit forno e San Pietro a 99,90 euro. Cosa comprende questa offerta? Questa offerta, appunto, dicevamo, ha il nostro bellissimo pentolone in alluminio gold, abbiamo il nostro San Pietro, in dotazione riceverete una ciambelliera sempre fatta dallo stesso materiale, la tortiera che in questo momento sto utilizzando e un distanziatore sotto. In questo caso ce l'ho meno, ma la nostra azienda, siccome è in continua evoluzione, ha trovato e ha creato un nuovo distanziale che ha forma di spirale, fatto in acciaio, inossidabile, sarà, come si dice, per tutta la vita, non si arrugginisce, insomma. Sensazionale. Io direi adesso che vi ho illustrato quella che è l'offerta del nostro kit forno, di procedere ancora con il nostro impasto, no? Dopo che abbiamo passato i 2 minuti, perciò il lievito si è sciolto e quant'altro, vado ad aggiungere un uovo, ok? Dimmi Luca, andiamo sul boccale. Come vedete si è sciolto bene, no? Ok, perciò vado a mettere il mio uovo all'interno. Benissimo. Vado a mettere 500 grammi di farina di forza. Quando parlo di farina di forza intendo una manitoba, oppure quando andate al supermercato a comprarla, io dico voltaggio, ma in realtà non è voltaggio, è che sulla confezione troverete una W, no? Che sta a indicare la forza della farina, e questa qua è una 350-400. Mi raccomando, utilizzate prodotti di prima categoria, prodotti di qualità, perché tutto quello che noi andiamo ad assimilare lo andiamo a integrare appunto nel nostro corpo. Il nostro corpo dovete calcolare che è come un tempio e dobbiamo trattarlo come tale, ok? Allora, dopodiché diamo una spolverata all'interno qua. Vado a mettere 50 grammi di burro a pezzi che ho lasciato andare a temperatura ambiente, ok? Benissimo, in questa maniera procedo e vado ad aggiungere un mezzo cucchiaino di sale fino. Benissimo, e adesso procedo con l'impasto. Procedo a impastare e do un'impastatura per un 3 minuti di impasto, ok? Questo è il bello della diretta, e come tutti gli elettrodomestici ogni tanto fanno favilla, diciamo, no? Ok, è partito, perfetto. Allora, potete utilizzare qualsiasi strumento, no, per impastare. Un attimino, che vado a sistemare qua. Ok, allora, dicevamo che appunto il nostro corpo è come un tempio e va trattato come tale. Questo ce lo permette il metodo Magic Cooker, perché grazie appunto al nostro sistema di venture andiamo a cuocere a basse temperature. Cuocere a basse temperature ci permette di andare ad assimilare tutte le vitamine, i sali minerali, tutte le proprietà organolettiche dei nostri
dei nostri alimenti, no? Ok? Sensazionale, magia? No! È Magic Cooker, ok? Abbiamo qualche domanda per caso? No? Nessuno? Non vuol dire che evidentemente sono esaustivo, no? Con quello che dico. La cosa bella del nostro kit forno, che io veramente consiglio spassionatamente a tutti, è che possiamo andare ad aprire quante volte vogliamo il nostro kit. Ovvio, non è che dobbiamo andare lì ogni due secondi ad aprire e controllare, ma possiamo comunque andare a fare un controllo. Perciò durante una cottura io posso andare a controllare una, due volte. Ma il discorso cos'è? Il discorso è che se io faccio questo procedimento con un forno tradizionale, immaginiamo di fare un panettone, di cuocere un panettone, no? È un impasto molto delicato, perciò se io vado a cuocerlo e poi durante la cottura vado ad aprire lo sportello del forno, il panettone cosa fa? Uff! Mi cade tutto all'interno, la lievitazione viene interrotta, la cottura non viene ultimata e di conseguenza va tutto buttato. Questa cosa invece non avviene appunto perché abbiamo questo ricircolo d'aria continuo, ok? Allora, io direi di andare a vedere, possiamo anche andare a spicciare Luca, vieni. Andiamo a vedere quello che sta succedendo all'interno. Vedete che incomincia a lievitare. Vado a ricoprire e continuo la mia cottura. Qua ci siamo quasi con l'impasto, ok? Adesso poi andremo a ricrearlo insieme, no? Andiamo a creare queste roselline fatte appunto con questo impasto. Un altro consiglio che io vi do in questo momento: sto utilizzando quello che voi avete visto, è l'impasto del Danubio dolce, ok? Perché io ritengo che sia, mi viene un po' più soffice. Dimmi pure, Luca. Visto che hai messo il lievito, sì? Di birra, poi deve lievitare? Prego? Deve lievitare? Certo! Sì. Allora, io in questo momento il mio impasto è completamente pronto, perfetto, no? Voglio farvi vedere, vieni pure Luca, vieni pure, com'è l'impasto una volta ultimato, no? Ok, viene in questa maniera, lo vedete? Vedete com'è bello, compatto, ok? Ok, io adesso, essendo che comunque ho fatto sciogliere il lievito ad una temperatura tiepida, diciamo, perciò dentro c'è del calore, no? Un 37 gradi, e questa è la temperatura ideale per i lievitati, ok? Io adesso in questo momento vado a coprire, oppure se volete prendere l'impasto e metterlo in una bacinella, lo facciamo lievitare per un'ora, ok? Per un'oretta l'impasto viene lievitato, perfetto. Allora, adesso stiamo qua insieme per un'ora. Stiamo qua, aspettiamo l'impasto che viene lievitato insieme un'oretta. Va bene? Vi va bene? Calcolate che noi dobbiamo ancora cenare, perciò ceneremo un po' per le 11. Assolutamente. Luca, no. Ti può andare bene? Se vuoi morire, dimmelo. Bene, direi di no. Ma io mi sono già portato avanti, ok? Bene, guardate qua, guardate come ha lievitato. Sapete qua sotto cosa c'è? C'è l'impasto già pronto, ok? E adesso andiamo insieme a creare questa torta di rose, che secondo me è sensazionale, ok? Vi vorrei far sentire il profumo che c'è in casa, ok? Non preoccupatevi se si attacca e se si sgonfia. Guarda qua che impasto favoloso. Guarda, sensazionale veramente. Allora, ci può essere anche il lievito madre? Esattamente. Io quando è mia abitudine utilizzare il lievito madre. Se volete vi faccio anche vedere il lievito che io utilizzo normalmente, ok? Utilizzo questo lievito qua, che è un lievito madre essiccato, ok? Fa benissimo. Calcolate che sui 500 grammi di farina io utilizzo un cucchiaino da caffè di questo lievito, no? E lo potete utilizzare così in tutti gli impasti di lievitazione,
ritorniamo qua. Adesso andiamo ad aiutarci con un leccapentole, andiamo a staccare il nostro impasto, no? Ragazze, io voglio vedere nei commenti cosa preferite, Nutella o crema pan di stelle? Questa è una bella domanda, eh? La domanda dovrebbe essere: volete tanto zucchero o poco zucchero? No. Sono bello. Secondo me due cose eccezionali, ok? Guardate che impasto stupendo, non ho messo neanche un filo di farina sotto. E lo vado a lavorare in questa maniera, lo vado a schiacciare in questa maniera. Un impasto strepitoso. Nutella. C'è qualche domanda? Dicono tutti Nutella. Dicono tutti Nutella, perciò brave, il pan di stella. Guarda che brave è bocciato. Guarda che brave queste donne che tutti dicono Nutella. Guardate che impasto che mi è venuto, ragazze. Allora, io volevo anche dirvi una cosa, no? Quando andiamo ad andare a fare gli impasti, perché viene utilizzata comunque la manitoba o, come dicevamo, una farina di forza? Proprio per questo, per ricreare, per creare l'elasticità nell'impasto, ok? Vi aiuto con un mattarello e vado a formare un rettangolo, no? O almeno ci provo, perché io poi con le forme non è che sono bravo, diciamo. Vi piace questa ricetta? Vi piace? Non vi piace? Suppongo che non vi piaccia, visto che non state rispondendo. Tutti rispondono Nutella. Paolo. Nutella, favoloso. Poche pan di stelle. Che comunque, vieni qua, inquadrami. Allora, io personalmente, io ho assaggiato tutte e due, ok? La crema pan di stelle mi piace di più, perché secondo me la trovo un po' meno dolce, stucchevole, no? La Nutella è un master, cioè nel senso tutti la conosciamo, La crema pan di stelle è nata appunto da poco, no? Però anche forse la sua consistenza, i suoi biscottini che ci sono all'interno, che sono sensazionali. Ma siccome che ha vinto la Nutella, andiamo a utilizzare, io sapevo perché io sono un po' indovino, la Nutella. Andiamo a utilizzare la Nutella. Mi suona il timer, Alexa? Stop! Andiamo a controllare, sono passati 15 minuti, perciò abbiamo detto dai 15 ai 20 minuti a fiamma alta, ok? Vieni. Yes. Vieni. Andiamo a vedere. Guardate che meraviglia. Strepitoso. La colazione per la settimana. Bene. Allora, io direi, siccome è ancora un pochettino chiaretta, lascio ancora un 3 minutini, vado a coprire e do ancora 3 minuti così, ok? Benissimo. Perciò Alexa, imposta 3 minuti, ok? 3 minuti a partire da noi. Ok, e torniamo al nostro pan di stella, alla nostra Nutella, scusate. Allora, prendiamo la nostra Nutella nuova di pacca, presa apposta per voi perché sono indovino, e andiamo a completare appunto il nostro... Dimmi tu. Non per voi, per me. Scusami, comunque, tanto la mangio io, quindi. In più, ragazze, voglio anche farvi vedere una cosa, ma anzi no, ve la dico dopo questa. Perciò mi aiuto sempre con la mia favolosa spatola leccapentole che viene in aiuto, ok? E vado, io abbondo, Abbondo perché non mi piacciono le velature. Mi piace proprio andarci giù pesante, ok? Katia dice, cosa ne pensi? Katia dice quello che dico io da mezz'ora, che penso nella mia mente. Cioè? Paolo, ma che ci fai con 3 torte di rose? Hai bisogno che vengo a ritirartene una? Cioè, Katia, effettivamente, allora, se c'è un problema. Se non ricordo male, domenica dovremmo finalmente diventare zona gialla, ok? Perciò tu, cara Katia, che sei vicino, te la conservo. Katia, che sei gialla. Gialla come il maglioncino di Paolo. Gialla come, guarda, faccio pandan, l'ho messa apposta, faccio pandan con l'impasto. Ok. E comunque dicevo appunto, ti aspetto settimana prossima
una torta è tua. No, fortunatamente diciamo che sei un barattolo per la torta. Ho i colleghi che non rifiutano mai, no? Questa è mia, sappi, non devo toccarla. Posso chiedervi una cosa, ragazzi? Vi sono mancato? Le mie dirette vi sono mancate? Adesso sono tornato. Vediamo se sei mancato. Adesso uno. Sono tornato. Una domanda. Dimmi. Si possono fare anche con le marmellate? Esattamente, potete fare anche con la marmellata. Io, vabbè, preferisco la Nutella, però la marmellata, secondo me è una marmellata di fragole oppure di ciliegia, sarebbe il top, no? Ma potete, appunto, la fantasia non ha limiti, e come diciamo sempre quando andiamo a cucinare con il con Magic Cooker, noi non vi imponiamo niente, la cucina è fantasia, ok? Possiamo utilizzare il metodo Magic Cooker o possiamo andare a utilizzare il metodo tradizionale, ok? In tutte le cotture, ok? Traendo dei piaceri da qualsiasi cottura, ok? Allora, torniamo alla nostra torta. Abbiamo fatto la nostra spennellata, alta un centimetro. Alexa, stop. Ok, sono passati 3 minuti. Guardiamo, sì, ci siamo. Perfetto. E adesso cosa faccio? Vado ad abbassare la fiamma. Ok, in questa maniera. E do 5 minuti. 5 minuti di cottura a una fiamma medio-bassa. Alexa, imposta 5 minuti. Luca riesce a fare vedere la fiamma. Ok. Ci siamo? Fatta vedere? Si vede bene? O devo spostare? Allora Chiara, certo che ti invito. Chi è? Invito la Chiara, invito la Katia. Poi chi devo invitare? La Gelsomina, quelli che conosco, tutti, la Petrilli, è sister, Petrilli è sister. E sister, ma sono troppe, la Franci. Non possiamo, sono troppe. La Giussi. Stiamo creando un assemblamento. La Giussi, la Catanese, se non sbaglio, su Catania. Avete tutti comunque. La Silvana poi, ciao, perché l'Antonella. Ciao, vabbè. Inquadra. Siete troppe. Non è lavoro, è una famiglia. Siamo una grande famiglia, ci amiamo, ci vogliamo bene, ci aiutiamo a vicenda. E c'è spazio per tutte voi, Ok? Ok? Bene, allora, proseguiamo, andiamo avanti. La Cinzia. Scusami, Luca, scusami, siete troppo. Non disturbarti, ma io vorrei far vedere. No, perché la Cinzia dice manco io, allora volevo. La Cinzia Tassi. Cinzia, amore mio, veniamo noi da te, ok? Ci fai trovare lo spec. Andiamo avanti. Arrivano i carabinieri, via, ci chiudono in casa. No, ci chiudono veramente. Allora, guardate, sto andando a fare questo movimento delicato, come una pioggerellina estiva. E vado a creare un rotolone, no? Ok, sperando che non mi cada, perché io con le misure, porca la miseria, non ci so. Ok, fatto, ok? Eccolo qua, favoloso strepitoso, ok? E adesso vado a prendere, chiedo l'aiuto, chiamo in soccorso il mio tarocco, e non sto parlando dei tarocchi delle cartomanti, ma di questo attrezzo che è utilissimo sia per panificare che per, appunto, quando andiamo a fare questi lavori, no? Ok? Perché solitamente qua, se utilizziamo un coltello o un altro arnese, andiamo a rovinare l'impasto, no? Noi dobbiamo fare dei movimenti veloci, rapidi e senza andare a rovinare il tutto, ok? Vado a fare, a tagliare e a creare delle roselline, insomma, di tagli da questa misura, un 4 cm, no? Li vedete? Si vede? Ok. E vado a incidere in questa maniera. Così. Vedete? Pensate questo rotolone fatto con la crema pasticcera e uvetta. Sensazionale, no? Guardate che meraviglia. Ora vado a utilizzare la mia ciambelliera
e vado a prendere le mie roselline e vado a mettere all'interno in questa maniera. Non preoccupatevi se la Nutella vi va in giro o quant'altro, tanto ci sarà la lievitazione e si andrà a uniformare il tutto, no? Scusate, ma intanto c'è il gatto, Iago, che mi sta spaccando l'albero. Iago, non disturbarmi. Non distruggermi l'albero, che l'ho appena fatto, l'albero nuovo. Iago, vieni qua. Ammazzo. Sto gatto. Ok. In questa maniera qua. Guardate. Guardate. Giusto per dare una forma diversa, no? Ok, vi piace? Vi piace? Vi piace? A me sì. Poi tra l'altro siamo tornati dall'America e oltre ai 46 kg di bagaglio a testa, siamo tornati con un 10 kg a testa in più, no? Ok? Poi diciamo che, vabbè, Luca nasconde meglio, a me piace vestire largo, mi piace dire così. Intanto c'è il gatto che mi sta stracenando l'albero. Iago, ti ammazzo, sappilo. Okay. Vieni qua. Allora. Torniamo qua, facciamo vedere, vieni Luca. Dopo che io ho fatto la mia ciambella, vado a dare una spennellatina, ma per creare appunto, sai, no, quella glassatura, quel colore, quella bronzatura, quella laccatura che dà appunto l'uovo, un uovo sbattuto. In alternativa potete utilizzare del latte, anche funziona ugualmente. In più Alexa, stop. Allora, scusate, interrompo un attimo perché è suonata Alexa. Ok, andiamo a vedere qua all'interno cosa c'è. Andiamo. Ecco, che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Ok, passati 5 minuti. Adesso in questo caso vi spiego quello che sto per fare. Ok, vi spiego. Siccome che adesso dovrei dare l'autocottura, perciò lasciare in autocottura, che vi spiegherò successivamente, ma ho alzato la calotta, perciò ho creato una dispersione di calore. Cosa vado a fare? Vado ad alzare la fiamma al massimo per qualche secondo. Sentite questo rumore? Guarda la fiamma com'è. Ok. Rapida. Ricreo velocemente il calore che c'era all'inizio e spengo e lascio in autocottura in questa maniera. Si vede adesso che ho spento? Domanda. Sì. La teglia. Sì. La sono imburrata o anche infarinata? Allora, io quando diciamo che faccio appunto questi dolci, imburro e infarino. Io imburro e infarino sempre, perché è un gusto personale. Poi tra l'altro, se volete utilizzare sempre per fare quel procedimento appunto della teglia, se utilizzate della farina di semola, che ha un grano diciamo un pochettino più rustico, vi crea quell'effetto rustico sulla torta, no? Potete anche utilizzare la farina di mais, quella della polenta, vi crea una croccantezza diciamo maggiore, ok? Quindi pure utilizzi solo il tuorlo o l'uovo intero per spennellare? Io utilizzo l'uovo intero per fare questo lavoro. Utilizzo l'uovo intero. C'è chi utilizza solo il tuorlo, chi solo l'albume, insomma. È fantasia. Ritorniamo al discorso fantasia. E vado appunto, vado a spennellare il tutto. Cosa ne pensate? Bella, come idea? Dovete sentire il profumo che c'è qua in casa, ragazze. Io penso che voglio un pezzo. Appena finiamo, sappilo. Intanto scrivete cosa vi piacerebbe vedere in un'altra diretta, in una diretta successiva. Cosa vi piacerebbe? Noi ascoltiamo molto le vostre richieste e siamo domanda pronti ad aiutarvi, sì, pure. Potrei cuocere la torta di Rosy in una pentola Magic Cooker tipo una perfetta? Allora,
andando, noi possiamo andare a ricreare, intanto possiamo anche spostarci di qua, no? Per dire, posso prendere tranquillamente questa casseruola, ok? La vedete? Allora, questo è un campione, no? Ok, però diametro 28, perfetta, perfetta in tutto e per tutto. Fondo a induzione, che va bene per l'induzione, leggera, leggerissima. Una copertura in diamond, praticamente in una polvere che deriva dai diamanti, ok? Manici soft touch, ok? E in più, sempre perché ascoltiamo le vostre richieste, le nuove Perfetta hanno il bordo tornito, perciò sarà praticamente brillante, lucido, in modo che il nostro coperchio non va a rovinare l'antiaderenza. L'antiaderenza che comunque qua sopra, voglio farvi vedere una cosa, qua sopra non ci interessa, perciò sì, è vero, potrebbe anche andare via un attimino, ma a noi qua sopra non interessa. Dimmi pure. Dicono, sì, o il tronchetto di Natale, oppure anche il panettone, che è molto buono, l'ha già fatto. Vi prometto che vi farò vedere, ma il panettone è stato già fatto, mi pare, una diretta, però se avete piacere io mi presterò anche per fare un altro panettone, un altro pandoro, insomma, vediamo. Allora, torniamo un attimino qua alla nostra Perfetta, dicevamo diametro 28, ok, perciò manici soft touch, non bruceranno mai, perciò... Comunque quella io ricordo io che è 24. Sì, esattamente, però adesso l'offerta nuova, questa che vedete, è una 28, ok? Perciò una 28 con una profondità maggiore, in coordinato con il suo coperchio tondo, Magic Cooker, ha un prezzo bomba. Concedetemi un prezzo bomba, 69,90 euro. Potete andare a farci il mondo. Oggi Miriam, nella diretta che ha fatto vedere delle cose sensazionali. Ok, fatto appunto con la nostra... Anche il pandoro. Perfetto. Oppure lo strudel di mele e cannella. Esatto. Comunque, dicevo anche un'altra cosa. Noi mi chiedevano se possiamo andare a fare dei dolci o un lievitato così dentro qua. Allora, possiamo andare a cuocere. Io... Infatti tante volte faccio le torte dentro nelle nostre pendole, no? Sì. Dimmi. Comunque l'offerta non è 28, è 24. È 24? Te l'ho detto io che era 24. Ah, è vero, scusate, mi sono confuso. Mi ricordo io che era 24. Perché c'è 24 che è uscita oggi, poi abbiamo la 28 e la 22, perciò pensate, 3 una mini batteria. Ale, via, comunque... Torniamo al discorso della torta fatta dentro delle nostre pentole. Possiamo andare a fare qualsiasi torta, ok? Che purché non sia un lievitato come questo. Per fare un lievitato così abbiamo bisogno del nostro kit forno. Se dobbiamo fare una torta margherita, una torta tenerina, una torta al cioccolato, un pan di Spagna, possiamo andarlo a fare tranquillamente nelle nostre pentole, ok? Non il nostro baby, tutto. Voi pensate, voglio farvi vedere un'altra cosa stupenda, ok? Guardate questa qua è la nostra punta di diamante, ok? La vedete che meraviglia? Una rettangolare, un diametro perfetto, grande, una profondità bellata, consistente, con un coperchio eccezionale, ad un prezzo pazzesco. Sapete a quanto siamo in offerta con questa promo? Siamo in offerta a 99,90 euro e ve la portate a casa. E qua dentro potete farci una lasagna enorme, possiamo andare a fare dei cannelloni, delle crepe, possiamo andare a creare un pan di Spagna in 10 minuti. Una collega ha creato una torta Kinder sensazionale, fatta appunto in questa favolosa offerta, no? Poi abbiamo Aria, eccola qua, vi faccio vedere Aria, che è leggera come il vento, veloce come l'aria. Una nuova tecnica moderna che è il cryo casting.
che permette appunto di andare a ricreare, andare a creare delle cotture velocissime e rapide. Dimmi pure. La rettangolare va anche in induzione? La rettangolare non va in induzione, come non va in induzione nemmeno aria. La linea che va in induzione è la nostra linea perfetta, che è questa. Questa qua sono le classiche, ok? Questa è la nuova. Sì, dimmi pure. Per fare il pan di Spagna, per il tronchetto di Natale, esatto, è meglio usare una pentola o invece il kit forno? Allora, potete usare per prestazione, per velocità, possiamo utilizzare una rettangolare così. Voi pensate, vi faccio vedere ancora, guardate la capienza, l'ampiezza di questo piatto, di questo fondo. Voi pensate un pan di Spagna pronto in 10 minuti. Io volendo faccio il mio pan di Spagna, lo cuocio in 10 minuti, divido a metà, ok? E ho già praticamente una copertura, posso fare una farcia e procedere, oppure posso andarne a fare un altro in 10 minuti. Insomma, ragazzi, 20 minuti, 30 minuti posso fare una torta più piana, ok? Se invece devo andare a fare un lievitato, ve lo ripeto, un grande lievitato, un pandoro, un panettone, un pan brioche, una torta di rose, posso andare a utilizzare il nostro kit forno, ok? Che ripeto, è in offerta a 99,90 euro, ok? Intanto possiamo anche andare a curiosare quello che sta succedendo. Ecco, lasciamo ancora durare un attimino, ma ci siamo, ok? E poi voglio parlarvi di lei, ok? Eccola qua. Questa qua è la nostra nuova bistecchiera Magic Cooker, la nostra nuova bistecchiera bio. Ok, Alexa, abbassa il volume perché è importante, ho bisogno di attenzione. Allora, dicevamo, la nostra nuova bistecchiera bio, ok? Bio perché? Perché non crea fumo, non crea odori, ok, in casa, in pochissimo tempo. Pensate, io ieri sera sono andato a grigliare delle melanzane senza nessun coperchio sopra, solo con questa, e non ho creato fumo, ok? Se io voglio andare a fare un effetto barbecue, ok? E in poco tempo, pensate, io posso andare a mettere il mio San Pietro sulla mia bistecchiera bio, ok? Lo vado a mettere su, vado a creare una griglia, un barbecue, come quello che facciamo in giardino, ma lo vado a ricreare in casa. Perciò zero fumi, zero puzza, perché comunque le caratteristiche del nostro coperchio rimangono le stesse, ok? E in minor tempo. Una cosa che dobbiamo fare, che è importante, come tutte con tutte le nostre pentole quando arrivano a casa, è la procedura di inizio. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a prendere un piccolo panno, inumidirlo, uno scottex, inumidirlo con un po' di olio d'oliva e andare a ungere la nostra teglia, farla scaldare, e così almeno andiamo a mi sfugge il termine, a lubrificare, diciamo, la nostra pentola, appunto griglia, ok? E questo procedimento dobbiamo farlo ogni tanto, no? Proprio per mantenere la perfezione dei nostri prodotti, ok? Abbiamo qualche domanda? Devi postare poi la ricetta della torta. Ovvio, certo, io posto sempre tutto. Allora, andiamo a vedere qua. Allora, io intanto questa qua direi che posso andarla a coprire, perché poi la manderemo in cottura successivamente, ok? E la mettiamo qua da parte. Direi che possiamo anche togliere, mamma che meraviglia ragazzi, possiamo anche togliere la nostra torta, perché ve la voglio far vedere. Eccola qua. La doratura la crea l'autocottura, vuol dire cosa? Vuol dire che io quando spengo e lascio il coperchio sopra, il ricircolo d'aria mi crea l'abbronzatura, perciò più lo lascio più mi diventa abbronzato, ok? Aspetta, perché mi serve un
sotto pentola. Eccolo qua. Ed ecco qua, ok? Com'è? Vi piace? Vi piace? Eh? È favolosa o no? Eh? Meraviglia, meraviglia, sensazionale. Pensate quanto è magico il nostro kit forno, ok? Io sono 6 mesi, sono più di sei mesi che faccio parte della grande famiglia Magic Cooker, ok? E non utilizzo più il forno. Ho cambiato però scelta il mio metodo di cucina, appunto perché mi serviva appunto qualcosa di più pratico, più veloce, e ho scoperto il magico mondo Magic Cooker, ok? Io penso che ognuno di noi, una volta che entra a far parte Magic Cooker, non potrà più farne a meno. Pensate, zero odori, velocità flash, ok? E cotture sensazionali. Salute, perché andiamo a creare una cucina sana, ok? Allora, io direi che siamo a posto, vi ho fatto vedere tutto passo passo, ora non posso tirarla via perché capite che è ustionante, ma comunque ce l'abbiamo qua pronta, perciò guardate, ve la faccio rivedere, che comunque praticamente è uguale, ok? Ottimo. Poi potete darci una spolverata di zucchero a velo, insomma. E poi, in quanto tempo l'abbiamo preparata, ragazzi? Abbiamo fatto quanto? 15 minuti, 16, 17? Vabbè, comunque, in meno di 30 minuti siamo andati a fare una torta di rose. Hai messo iFib dentro? Certo, ovvio. Allora, nell'impasto che io ho fatto ora non ho messo iFib, ma io nei miei impasti metto sempre iFib. L'avete visto che qua è il nostro integratore, che è un portento, ok? A base di vitamina B12, ghianulina, insomma, un sacco di proprietà. Pensate, favorisce il sonno e la psiche, rende i capelli, le unghie belle, diminuisce anche il rapporto calorico di quello che andiamo a mangiare. E va messo dentro in tutti gli impasti. Io lo metto negli impasti delle torte, negli impasti del pane, lo metto nella pasta, nel riso, insomma, ha un sacco di proprietà. Comunque, pensate, messo un cucchiaino nel riso o nella pasta, mi trasforma appunto la pasta, un risotto integrale, favoloso, strepitoso. Ma chiedete alle vostre consulenti, che sapranno sicuramente darvi 1500 delucidazioni, ok? Prossima ricetta, Pandoro. Esatto, va bene, Pandoro, e Pandoro sia. Allora, facciamo un resoconto delle offerte che abbiamo in corso, ok? E poi, dopo questa diretta, contattate subito le vostre consulenti, perché il Natale è alle porte, le offerte terminano e dovete affrettarvi. Allora, ricapitolando, il nostro kit forno con il nostro cupolone ad un prezzo sensazionale, 99,90 euro. Ok? Benissimo. La nostra bistecchiera bio sensazionale, siamo in offerta con il nostro cupolone, guardate, a 99,90 euro. Volete solo la bistecchiera? 49,90 euro, ve la portate a casa, ok? Abbiamo ancora pochi pezzi della nostra punta di diamante, la nostra diamond, appunto la nostra lasagnera, coperchio più lasagnera, ad un prezzo stracciato, 99,90 euro. Pensate che il suo prezzo da listino è 499,90 euro. La nostra aria, fatta in cryocasting, siamo in offerta a, correggetemi se sbaglio, 59,90 euro, e mi pare compresa di coperchio, però in questo momento c'ho un dubbio, le consulenti sapranno rispondere sicuramente nei commenti in questo momento. Allora, e poi abbiamo la nostra nuova perfetta a Luca, quanto? A 69,90 euro con incordinato il suo coperchio
tondo, ok? Io direi che siamo a posto, abbiamo detto tutto, correggetemi se sbaglio o dimentico qualcosa, ma penso di no, ok? Abbiamo qualche domanda, qualche saluto, quant'altro? Perciò io vi saluto, abbiamo terminato. Solo che siamo bravissimi. Grazie, 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 grazie di cuore. Per me è sempre un piacere stare in vostra compagnia. Non vedo già l'ora di fare la prossima diretta e vi aspetto tutte. Mi raccomando, amici, invitate, invitate, invitate più persone possibili alle nostre dirette e scrivete, scrivete quello che volete vedere, quello che vi piacerebbe, quello che non vi riesce e noi siamo qua per aiutarvi. Adesso chiudiamo la diretta, prendete il telefono, contattate le vostre consulenti per ricevere le vostre offerte nel minor tempo possibile. Natale alle porte, queste offerte finiscono, finiscono, affrettatevi. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, vi saluta anche Luca, per noi è un ciao. Piacere e ci vediamo al più presto e alla prossima diretta. Un bacio, ciao a tutti.